Siamo qui a Happy Surf, un gruppo di cittadini sta tentando una manifestazione che avrà seguito anche domani mattina al municipio, in quanto ritengono illegittimo appunto questa azione di demolizione di questo l'ultimo chiosco. Abbiamo con noi Atos De Luca, consigliere del decimo municipio, appunto qui presente a questa manifestazione. Beh, diciamo, un piccolo setin ci hanno avvisato che dovevano abbattere, poi forse per motivi tecnici hanno rinviato l'abbattimento, però questo, come gli altri, gli otto chioschi sono tutti destinati a essere demoliti. È un'iniziativa incomprensibile. La Raggi ha avuto 2 anni per fare un bando, perché dice che il bando fatto in passato era sbagliato, eccetera. Benissimo, ora ci sono loro, bastava fare un bando corretto, facendolo vedere all'ANAC, a chi gli pareva, e si continuava a dare delle spiagge libere con un minimo di comfort. Adesso spenderanno molti soldi perché faranno appalti separati per mettere i bagni autopulenti, la pulizia delle spiagge, i bagnini, tutti questi soldi, e chi verrà qui non troverà né un ombrellone né una sdraio, né potrà prendersi il caffè, se c'ha i bambini un gelato, niente. Quindi sarà costretto ad andare qui, mi dicevano, forse il porto, il bar del porto andranno, ma capisci che questo favorisce gli stabilimenti, perché poi alla fine se uno non trova nessun servizio qua, magari fa un sacrificio e va agli stabilimenti, quindi è una concezione. E poi la cosa politica che più è odiosa è il fatto che qui hanno preso provvedimenti demolizioni, rispetto agli stabilimenti non hanno fatto nulla, non hanno rispettato nemmeno l'ordinanza della Raggi stessa che si devono fare i 14 varchi, non hanno fatto nulla, quindi i poteri forti sono intoccabili e poi qui se la prendono con questi, che poi questo è un patrimonio del comune perché sta sul demanio, quindi è una risorsa del comune, quindi si potrebbe pure ravvisare un danno erariale. Però adesso hanno preso questa decisione e secondo me porterà anche dei fenomeni di abusivismo, perché magari ci si metteranno qua i camion bar, ci saranno quelli che affittano, come hanno fatto l'altro anno le cose, quindi significa un degrado per il territorio. Quindi noi facciamo questa battaglia, ma a questo punto diciamo non riusciremo a fermarli in questo